Benvenuti sullo strano canale. Ciao. Oggi vi parlo di una coppia madre e figlio, il cui rapporto arriva a concludersi nel più agghiacciante dei modi. Come? Ecco a voi la loro storia. Omicidio in famiglia. Anna, put the gun down! I need you to walk toward us with your hands up in the air! I need you to come to me with your hands in the air. The sooner you can do that, the sooner we can help you. È il 2 luglio 2018. Ci troviamo a Fountain Hills, in Arizona. La polizia fa irruzione in una casa dopo aver ricevuto una chiamata da parte di Julie Tierney. Julie è la compagna di Thomas Blessing e da 6 mesi si è trasferita a casa di quest'ultimo. Con loro vive la madre di lui, Anna May, di 92 anni. Uccidete Anna May. Anna, da qualche tempo, ha bisogno di essere seguita in modo costante, ci visto credo. Che la demenza senile, purtroppo, si sta aggravando. Dategli un dentino. I suoi comportamenti sono bizzarri e spesso pericolosi. Datele un dentino. Di giorno e di notte. Sono mesi che suo figlio Thomas discute con lei riguardo il ricovero in una casa di riposo, dove potrà essere seguita da personale preparato. Merda! Preparato. Thomas ha 72 anni e non è in buona salute, cosa che rende estenuante per lui seguire la madre 24 ore su 24. Il carico di lavoro ricade quasi del tutto sulle spalle della sua compagna, Julie, a sua volta non più giovanissima. Fin da subito Julie nota l'astio che aumenta a mano tra il suo compagno e la madre. Lei lo odiava, dirà in seguito. E non era per via della demenza senile o della questione inerente alla casa di riposo. Lei lo odiava proprio. Ma Anna rifiuta di lasciare la sua casa e le discussioni tra madre e figlio si fanno sempre più accese. Julie e Thomas sono allo stremo delle forze e sono tante le chiamate fatte dai vicini al 911 per via di quegli scontri. Anna ha l'aspetto fragile di una ultra novantenne, ma sa infiammarsi in modo inaspettato e preoccupante. Julie e Thomas non sanno cosa li aspetta. Durante la notte del 2 luglio, Anna prende le 2 pistole presenti in casa e mentre ne impugna una... Ma questa è ad acqua? Questa è quella che si riempie da qua? Questa è una vera pistola, ma questa no. Mette l'altra nella tasca della sua vestaglia. Poi va nella camera dove dormono Thomas e Julie, punta la pistola contro suo figlio e spara. Siete dei pazzi in culo in America! Siete dei pazzi in culo, ma che cazzo vuol dire? Se mia nonna viene da me e mi spara, mi incazzo! Mio padre mi ha dato 2 schiaffi da piccolo e ci ho fatto un pippone a tutti i miei follower quando sono entrato su Twitch, ma porco mi spara, mi incazzo! Julie si sveglia di soprassalto dai suoi sogni per ritrovarsi in un incubo spaventoso. Che demente senile. Thomas giace al suo fianco, immobile. Ma è orribile! Julie si lancia fuori dal letto e cerca di disarmare Anna. Ci riesce e scaglia lontano la pistola con la quale Anna ha sparato a Thomas. Ma scaglia lontano lei! È con 2 occhi colmi di terrore che Julie vede l'anziana tirare fuori una 2ª pistola dalla tasca. C'è capito? E puntargliela addosso. Che stupido. Julie si tuffa dietro il letto per trovare riparo. Anna è ferma sulla soglia della porta, lo sguardo fisso su di lei. I letti fatti di lenzuola e piume, giusto? E la pistola puntata. Sembra decisa a ucciderla. Mentre Julie dà ad Anna di stare lontana e di mettere via l'arma, riesce ad afferrare il cellulare sul comodino e a chiamare il 911. Ma tutto nella stessa stanza, ma cos'è? I threw a gun on the floor and I took the gun away from her. And then I looked up and she's got another gun. She shot him in the neck. Now she can't see her. All right. I'm afraid to go anywhere. I'm afraid to move in the house and she's gonna shoot me. Okay. Hurry. Okay. Hurry. I have help started for you. What's the name of the girl who shot him? Anna Blessing. A-N-N-A-B-L-E-S-S-I-N-G. She's 92. Ok,
così, ecco la polizia che arriva ed è in... Comunque, che ironia che ci sia in chat Ivan, che nel suo cazzo di gioco ha fatto quella merda di scena col vecchio che mi ha fatto cagare addosso. Perché loro hanno vissuto la stessa cosa, solo che invece di pillole aveva una pistola. Ma ci pensate che orrore particolare, una nonnina di 92 anni armata. Ma che paura, è unica nel suo genere, è troppo strano, assurdo. Entra ad armi spianate dentro l'abitazione, cercando di convincere Anna ad arrendersi. C'è bisogno di quell'albero. La squadra di agenti avanza finché non arriva nella stanza di Anna e la trova seduta su una poltrona, in attesa, lo sguardo perso nel vuoto. Alla fine ha deciso di non sparare a Julie, evidentemente ripresasi dall'ennesimo stato confusionale che l'ha portata a uccidere il suo stesso figlio. Mentre la scortano fuori dalla casa, gli agenti la sentono dire, riferendosi al figlio: ti sei preso la mia vita e io mi prendo la tua. No, lui non si è preso la tua vita, tu ti sei presa la sua, maledetta vecchina. Portata in centrale, Anna viene lasciata nella stanza degli interrogatori, dove la si vede dormire e in generale dimostrare uno stato di profonda debolezza. Di profonda vecchiaia. Indifferenza. Ma cosa devono dire? La dieci tutta! In fondo ha 92 anni, ma sapendo ciò che è successo, ci si domanda come abbia fatto a essere... Sei... provieni da... Agony, il gioco horror, ecco. È così forte e determinata nel compiere l'omicidio. Quel cazzo di dente, là dove viene il proiettile di riserva. Non era sicuramente così debole mentre stava in piedi e sparava a suo figlio. La gente la ascolta mentre confessa di averlo ucciso e spiega le sue motivazioni. Ma tipo, mi aveva rubato il cibo. Non voleva essere portata in una casa di riposo. Ok. Ci sta, ok, ammazzate i vostri figli se non vogliono portarvi alla casa di riposo. Raggelante come descrive il modo in cui ha controllato il polso di Thomas per vedere se era ancora vivo. Con le mani? Ha appurato che non c'era polso e ha capito che era morto. Quando la gente le chiede cosa ha provato in quel momento, lei risponde: non ho provato niente di che. E infine dice: cosa posso fare per la società? Ho ucciso mio figlio. Killed my own son, so I pulled my gun out. I was gonna shoot her. Went to my bed and sat in a chair and waited for the police to come. Bent over and took his pulse, and there was no pulse, so I knew I killed him. When you reached down and felt that he didn't have a pulse, how'd you feel? I didn't have much of a feel, I guess. What can I do for society? È sincera? I killed my son. Mi sa che è finita. E Anna viene stabilita la data del processo tramite udienza. Beccati l'arancione, vecchia. Preliminare a distanza. Arriva a questa udienza dopo tante date fissate e poi rimandate per via della sua pessima... Ma che cazzo devono... Che pena devono dargli? La pena di vita a sta donna? Ma cosa... Non vale più niente, uno scarabeo. ...salute che non le consente nemmeno di alzarsi dal letto. Ma Anna non metterà mai piede in un'aula di tribunale. Carcere maggiore di casa di riposo, già. Metterà mai piede in una casa di riposo, in una tribunale. Ma sta vecchia come è arrivata a questo? Quali sono i precedenti? Chiedo perché sono arrivato ora. Nessuno. Non voleva che suo figlio la mettesse in una casa di riposo, invece lui non lo voleva fare, punto. Il 9 novembre ha un ictus mentre si trova nella prigione della contea di Maricopa e viene trasferita in una casa di riposo. Muore un paio di settimane dopo, a 4 mesi di distanza dalla tragedia. Il caso viene ovviamente archiviato. Che Anna sia arrivata a tanto fa sospettare che il rapporto tra lei e il figlio non sia mai stato un rapporto basato sull'affetto. In rete non c'è materiale per poter... Ma l'ha avuto a 3 anni suo figlio, che è quasi più vecchio di lei. Nemmeno cominciare a capire la storia di questa coppia di persone. Penso che l'omicidio sia stato il risultato di anni di incomprensioni. Penso che non dovete vendere le mie di pistole come le patatine pie in America. Penso questo. Incomprensioni cosa? Poco amore da entrambe le parti e un certo disprezzo reciproco. Certamente la demenza senile ha fatto la sua parte, ma arrivando come una sorta di ciliegina sulla torta, se così si può dire. Storia che lascia increduli più di altre che abbiamo affrontato in passato.
Immaginare una donna così anziana con una pistola in mano è assurdo. È assurdo. Sapere che ha ucciso il proprio figlio scombussola non poco. Una vicenda che per l'ennesima volta fa discutere sull'amore per le armi degli americani. Non gisellare. Accusata di non aver dato la giusta importanza alle chiamate precedenti l'omicidio, la polizia risponde così. Mia nonna aveva la demenza, se io non mi ha sparato. Mi sa che non aveva manco la pistola, tua nonna. Se abbiamo fallito in qualsiasi modo è inaccettabile. Ma alla fine non siamo noi i responsabili quando un individuo decide di usare un'arma da fuoco per togliere la vita a un'altra persona. Già. La responsabilità è di quell'individuo. È lui che compie l'atto. Si dice che un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. È anche vero che un genitore non dovrebbe mai provocare tale evento commettendo un figlicidio. Ne accadono tanti di questi episodi al mondo, ma credo che questa sia la prima volta che a fare fuoco sia stata una ultra novantenne che ha ucciso un figlio di poco più giovane di lei. Thomas è morto nel sonno, la vita strappata via da colei che gliel'aveva donata. Lascia in lacrime la sua compagna, Julie, che ha vissuto un'esperienza impossibile da dimenticare. Ma ci pensate, dormi col tuo marito e gli sparano e ti svegli così? Ma che sveglia è? Riusciresti a mettere lo sparo come sveglia del vostro telefonino ogni mattina, così vivi l'incubo ogni singolo giorno? Una strage. E non fa ridere comunque. Ma è perché sono strano? Di anime, tra chi è morto e chi è rimasto in vita. Ironia della sorte. Anna ha trascorso le ultime settimane della sua vita in una casa di riposo, proprio il luogo in cui non voleva finire. Era destino, insomma. E come disse lo scrittore e poeta francese Jean de La Fontaine, una persona spesso incontra il suo destino sulla strada che aveva preso per evitarlo. Ma che vuol dire? Ogni tacos è fatto da me. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Ma vedi fretta? Alla prossima.